È davvero uno sforzo enorme che stiamo facendo, è un investimento di mezzo miliardo di euro. Abbiamo consegnato 2 mesi fa il depuratore di Cuma, il più grande, adesso consegniamo i lavori per altri 4 impianti di depurazione, e cioè Foce, Reggilagni, Napoli Nord, Marcianise e Acerra. Complessivamente viene servita una popolazione di 2 milioni e 400 mila abitanti. Ed è davvero un investimento rilevantissimo. Abbiamo superato tanti problemi di contenziosi amministrativi, ricorsi al TAR, adesso finalmente partiamo. Entro il mese di aprile consegniamo tutti i lavori. I lavori servono a potenziare gli impianti, a migliorare le tecnologie, a evitare emissioni in atmosfera, e l'obiettivo è quello di avere una costa campana tutta balneabile, in modo particolare la fascia costiera del litorale domizio, che è una delle zone alle quali puntiamo di più come Regione Campania in termini di sviluppo turistico e soprattutto di sviluppo dell'economia del mare. Ovviamente accanto alla depurazione delle acque deve poi decollare il progetto di riqualificazione territoriale del litorale domizio. Stiamo lavorando, contiamo di appaltare opere e cantieri già entro quest'anno per fare una vera e propria rivoluzione urbanistica in tutta l'area.